Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che sarà postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, magia, stregoneria e paganesimo, siamo arrivati ormai a volgere al termine del nono anno di trasmissioni, non è male, per quasi tutti i giovedì di quasi 9 anni vi abbiamo parlato per i microfoni di questa radio. Ne abbiamo viste di cotte e di crude, e di cotte e di crude ne abbiamo anche... niente, io prima di partire con quello che abbiamo in serbatoio oggi, che naturalmente sarà quasi tutto concentrato sulla rassegna stampa, dico due o tre cosette. Innanzitutto si è tenuto domenica abbiamo tenuto il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago. È un rito tenuto sotto la pioggia, una pioggia non fortissima, però era un disastro dappertutto, è stato un disastro per tutta una settimana, e tutto sommato non possiamo lamentarci del tempo che abbiamo incontrato. Abbiamo fatto il rito, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, e naturalmente questo era, stiamo sempre litigando se è il nono, il decimo, undicesimo rito, vabbè, non è importante, comunque da tutti questi anni. Io ripeto il nono, dico, se qualcuno comincia a darmi ragione che è il nono. Sì, stiamo un po' abbischiarando perché abbiamo perso i conti. Sapete, noi non siamo dei grandi archivisti, forse un giorno arriverà qualche grande archivista, ma noi non lo siamo. E giochiamo sulla nostra memoria, a volte la memoria può fare anche dei scherzi. Comunque sta di fatto che abbiamo tenuto il rito sul altopiano di Asiago, e il rito è stato tenuto, è andato bene, è il primo rito che teniamo con gli ombrelli e qui Capaway, perché purtroppo è andata così, è la prima volta che appunto non abbiamo il tempo favorevole, a parte che poi però abbiamo avuto il tempo favorevole al ritorno, però tenete presente che in questo momento è stato un disastro in Germania, è stato un disastro in Svizzera, è stato un disastro un po' dappertutto, è stato un disastro per le ferie di chiunque, insomma, gente fuggita. A parte io ti posso dire che ero partito la mattina da Bologna e il tempo che abbiamo trovato lì era un tempo clemente come pioggia, perché io ho visto anche, cioè, da Bologna là c'erano cattine d'acqua, noi siamo partiti e gocciolava, perciò non ci possiamo lamentare. In effetti, dico, tutto sommato è andato bene. È andato bene perché le cose si stanno svolgendo abbastanza bene. Vi ricordo che il prossimo rito è per sabato 24 settembre, se non sbaglio il giorno di sabato, perché non vedo neanche il calendario qui vicino. Sì, 24 settembre. È 24 settembre, terremo rito presso il Bosco Sacro dell'equinozio d'autunno. E, per cui l'appuntamento è per settembre 24. C'è sempre la festa del 4 settembre a Cittadella. Vuoi dire qualcosa, Francesco, della festa? Io dico due cose, sì. Prima di tutto. Allora, visto che me l'hanno anche chiesto qualcuno che lo organizza, io ricordo che comincia domani su Avrastagna il Brintal Celtic Festival. Ci sarà domani sera una conferenza interessante, però io non garantisco sull'autore, cioè nel senso declino ogni responsabilità. Io ho dei problemi con questo tizio, perché io non ho potuto verificare, ma ho dei problemi abbastanza grossi, perché non vorrei che fosse l'autore proprio della diffamazione fatta sulla... domani sera appunto sarà... Non sono sicuro, non vorrei dire delle stupidaggini, però fate un po' voi, insomma. Ecco, comunque domani sera ci sarebbe la conferenza, di cui perciò io declino ogni responsabilità sulle tesi, sull'altar canotto appunto alle grotte di Oliero. Se faremo tempo a organizzarsi fra i vari impegni che abbiamo domani sera, vedremo di andare a sentire la conferenza, e se ci sarà bisogno di rettificare alcune cose vedremo di intervenire se riusciamo a trovare. Ecco, il discorso è questo qua. Purtroppo molti cristiani e molti cattolici, anche nell'ambito appunto cimbro, presumono che il cristianesimo sia il salvatore dei cimbri della loro cultura, perché pensano che gli antichi fossero violenti, facessero sacrifici umani, e hanno preso, come tutti quanti le vittime del cristianesimo, la caratteristica che le colpe attribuite fossero vere, e certe volte pensano che gli antichi cimbri facessero sacrifici umani. C'è un altro particolare da dire, qui non si tratta neanche degli antichi cimbri dell'altopiano di Asiago, perché i cimbri dell'altopiano di Asiago vengono importati come lavoratori da un vescovo, per cui arrivano praticamente dalla Germania a lavorare, a coltivare delle terre che altrimenti erano abbandonate. C'è niente di strano, niente di male di tutto questo, però a volte queste popolazioni, cioè questi cimbri che arrivano, vengono confusi con i cimbri di Mario, cioè le sconfitte che hanno subito alcune invasioni celtiche,
e che si sono rifugiate sulle montagne, che sono diversi dai cimbri per esempio di Giazza. Cioè i cimbri di Giazza sono fatti, cioè hanno una componente culturale diversa, per cui mentre abbiamo delle tradizioni che sono religiose, che sono molto antiche, sull'altipiano abbiamo anche delle fusioni con l'arrivo di Roma, cioè con l'integrazione dell'impero, con l'arrivo dei Veneti, cioè con tutta una serie di culture che vengono a fondersi. Quelle che sono le tradizioni che vengono spacciate per cimbre sull'altipiano di Asiago sono tradizioni molto tarde e sono tutte tradizioni in ambito cattolico, cioè costruite dai cattolici. Perché? Perché questi cimbri arrivano dalla Germania come lavoratori, per cui come lavoratori cristiani che occupano un territorio di un vescovo per coltivarlo, per farlo fruttare. Si va a pensare che vicino al Tarcamodo c'è l'Altburg e lì appunto è stata messa la croce perché c'era l'antico villaggio degli gnomi, per cacciarli via hanno messo la croce per cacciarli via. Cioè, come vede, la cultura cristiana è sempre fatta quella della discriminazione, della violenza, dell'imposizione e del cacciare le persone. D'altronde i cristiani sono sempre stati così, sono sempre stati violenti. Di conseguenza io non garantisco appunto domani sera come sarà la conferenza che si terrà alle Grotte di Oliero sul Tarcamodo. È importante che si parli comunque di cose più nostre, cioè che hanno un'attinenza al territorio. Poi se la cosa verrà fatta con dovuta intelligenza, bene, se invece sarà una cosa che deborderà, beh, l'importante è che si parli di cose nostre. Perciò domani sarà chi vuole e declino ogni responsabilità. Vabbè, comunque dopo chiariremo anche cosa è in corso a livello culturale, sì, in questo paese, perché non tutti si leggono il Corriere della Sera, la Repubblica, seguono l'Espresso, cioè seguono quello che è il dibattito, sì, che sta avvenendo. Parlando invece poi di Cittadella, allora domenica 4 settembre a Cittadella, in punto provincia di Padova, Alta Padovana, ci sarà la seconda edizione della Festa dei Veneti e ci sarà appunto una manifestazione. Essendo la Festa dei Veneti una festa esclusivamente culturale per scelta intelligente degli organizzatori, noi lo scorso anno abbiamo sfilato con gli stendardi della Dea Reitia per ricordare appunto che l'antichità, l'origine dei Veneti hanno una visione politeistica. Noi come politeisti saremo presenti, hanno dato anche l'adesione, la Vica di Reitia ha dato la sua adesione appunto, parteciperanno anche loro alla sfilata con noi, perciò ci saranno anche i Vicca presenti a questa manifestazione. Noi sfileremo con gli stendardi della Dea Reitia, chi si vuole associare con noi può benissimo venire. La manifestazione appunto intorno alle mura Cittadella comincerà intorno alle ore 16, la festa inizierà domenica 4 settembre alle ore 10. Lo scorso anno è stata una festa veramente grande, veramente bella, molto appunto ben riuscita. Io invito tutti quanti a parteciparvi, invito tutti quanti le persone a partecipare alla manifestazione, per chi ci vuole conoscere avrà questa occasione. Penso dalle ore 16 in poi ci sarà la manifestazione, noi sfileremo e avremo gli standard della Dea Reitia. Per l'occasione abbiamo realizzato una maglietta di colore rosso con la Dea Reitia, con scritto Reitia Dea dei Veneti, che è anche l'emblema con cui sfidiamo. Perciò chi ci vuole fare compagnia, chi ci vuole conoscere, chi vuole discutere con noi, ci può trovare domenica 4 di settembre a Cittadella, praticamente al parcheggio di Villa Arina. Poi ci sarà appunto l'occasione anche di sentire gente che tipo il Merma Medrano, che gli ascoltatori conoscono. Ecco, appunto noi partecipiamo a questa festa perché la festa del 4 settembre a Cittadella è una festa di cultura che non ha nessuna connotazione politica e siccome appunto è aperta a tutte le caratteristiche del Veneto, presente, antico, futuro, noi vogliamo ricordare, dare il nostro contributo di una visione religiosa diversa. Logicamente noi sfileremo con degli stendardi che hanno un'attinenza al nostro luogo. D'altronde Reitia è una divinità poco studiata, ma è una divinità molto importante, è una divinità soprattutto della separazione, della distanza appunto tra le cose che sono, diciamo, barbare e le cose della città. È una divinità della scrittura ed è una divinità importante proprio perché forma gli individui e i cittadini. Abbiamo l'esempio di cittadini non formati come un Marcello Pera che, usando l'espressione del vecchio Rousseau, il cristiano non è un buon cittadino. Benissimo, le divinità come Reitia formavano di buoni cittadini, non formavano schiavi, non formavano sottomessi, non formavano persone rassegnate, ma formavano persone che erano capaci di vivere nella loro comunità. E di conseguenza noi vogliamo ricordare che esistono dei modelli culturali, dei modelli religiosi alternativi, diversi, che non sono appunto quelli della violenza del monoteismo, e ricorderemo questo. Perciò il 4 di settembre a Cittadella con Reitia si manifesta anche questo. Ricordo appunto che Reitia è una divinità del passaggio,
rappresenta anche un aiuto o un'indicazione importante nel saper guardare, attraversare le cose, nel saper far nascere le cose. E questo proprio perché sta nella forza delle persone. Ricordo che Rita insegnava la scrittura, non diceva cosa si deve far scrivere. Era la persona che doveva avere la fantasia, l'abitudine, la necessità allo scrivere e non certo non diceva di scrivere dei comandamenti. Perciò ricordando questa divinità così importante, così significativa, così bella, che tra l'altro è una divinità che si ricollega a molte altre divinità, basta pensare appunto ai paragoni fatti con Artemide, ed Artemide è un'altra divinità della separazione tra quello che è città e quello che non è città. Perciò ci dà sempre la capacità di capire che esiste un limes, che esiste un confine in cui le cose devono essere separate. E logicamente Rite ci ricorda che anche nel nostro presente ci sono delle cose che devono essere separate, cose che non ci appartengono, che non sono nostre, che non sentiamo, che pesano sulla nostra cultura, sul nostro animo. E Reitia si ricorda che esiste un mondo religioso veneto ben più antico, ben più originario, ben più profondo e ben più ricco di quello che il monoteismo ci ha portato. Perciò i politeisti, i Wiccan, saranno appunto a Cittadella a sfilare con gli standard della dea Reitia. E sarà scritto sotto i nostri standardi Dea Reitia, Dea dei Veneti, perché Reitia non è solo una dea storica ma è una dea contemporanea che permette alle persone di avere un'indicazione, un aiuto, un sostegno e che gli permette di guardare le cose che devono essere superate. Bene. Francesco, visto che abbiamo detto un po' i nostri appuntamenti o gli appuntamenti in generale che sono in corso, vediamo un attimino di parlare un po' di magia, stregoneria e paganesimo, anche se purtroppo fra me e te di capelli ne abbiamo pochi, anche perché forza di metterci le mani nei capelli e di strapparci davanti a tutto ciò che succede nella società civile, effettivamente ci sono rimasti ben pochi capelli in testa e molte disperazioni nel cuore in realtà. Vediamo un attimino due avvenimenti che sono accaduti, che sono avvenimenti chiave. Sì, vabbè, c'ho anche il vescovo stupratore argentino che si è dimesso inchiodato dal suo nemico perché lui si stava facendo l'omenetto, eccetera, è stato beccato in flagrante. Ho sempre il discorso sulla croce, io ho tutti questi discorsi, non è che non li abbia, però li mettiamo un attimino da parte. Anche Pera ha parlato che della sentenza del suo crocifisso, sai, nel suo discorso a Rimini. Ah sì, che cosa dice di questa? Che veramente è una cosa grave per la società che ci siano sentenze del genere. E vedi, dunque, io dovrei avere qua l'appunto e dice, vediamo, ecco qua, in Europa si perde il senso religioso dei nostri costumi e qui mi riferisco alla legge francese sul velo e alla sentenza della nostra Corte Costituzionale sul crocefisso. Parole testuali del nostro Marcello Pera. Il problema è questo di Marcello Pera. Noi non stiamo parlando di Francesco Scanagato, di Claudio Simeoni a Radio Gamma 5 e non stiamo neanche parlando di Beppi Bevilacqua del bar de Cavazzare. Stiamo parlando della seconda carica dello Stato. Cioè, ammettiamo che il Presidente della Repubblica, facciamo tanto dei corni, insomma, cioè muore, ci lascia le penne, il signor Marcello Pera diventa la prima carica dello Stato, diventa comandante dell'esercito, diventa comandante degli interni, ha praticamente la responsabilità di tutta la società civile. Cioè noi di questo stiamo parlando. Cioè io capisco Beppi Bevilacqua da Cavazzare che... Ma usa quello che usavo durante, Beppi Speronello che... Beppi Speronello, cioè va bene, io capisco queste persone che hanno i loro sentimenti e le loro ansie, le loro costrizioni, le loro rabbie e che ne sparano di cotte di crude. Le capisco, non le condivido, ma capisco, insomma, in fondo sono le persone del bar vicino a casa. Capisco anche persone che parlassero alla radio, persone comuni, giornalisti, ci sono giornalisti intelligenti, giornalisti idioti, giornalisti che sparano cazzate, giornali più apprezzabili, giornali meno apprezzabili, cioè, questo ormai lo sappiamo, ma noi parliamo della seconda carica dello Stato, cioè parliamo di quelli che hanno in mano l'esercito, di quelli che hanno in mano la polizia, cioè noi stiamo parlando di persone le cui parole sono bombe. Cioè sono cariche di nitroglicerina, perché vanno a devastare, vanno a indicare qual è l'azione
di forze di polizia, di forze della magistratura. Certamente le forze di polizia e forze della magistratura devono obbedire alle leggi. Non esiste l'uso obbedir tacendo nel nostro ordinamento. Per lui sì. Vuoi un esempio? Dimmi. Sai che la democrazia si basa sul voto. Sì. Dice Marcello Opera, in Europa si approvano leggi che disgregano la famiglia e mettono con arroganza e protervia al voto popolare i valori della persona e della vita. Il riferimento chiaramente alla legge spagnola sulle coppie omosessuali e al referendum italiano sulla fecondazione assistita. Chiusa la frase di Marcello Opera. Cioè, questi qua sono azioni di disarticolazione istituzionale e sono affermazioni che vanno a debbono essere equiparate alle bombe degli islamici, né più né meno. Perché se l'avesse fatto Beppi bevi l'acqua, diremmo Beppi bevi l'acqua, se semo, non capisce niente. Ma questo ha la seconda carica dello Stato. Torno a ripetere, è chiaro che la magistratura usa la sua testa, i poliziotti dovrebbero usare la sua testa, qualche volta lo fanno, qualche volta non lo fanno. I comandanti, i ministri degli interni, tutti quelli che hanno la responsabilità devono usare la loro testa e obbedire al dettato costituzionale e alle leggi. Non ci piove sopra che nel 99% dei casi ciò avviene, cioè non lo metto assolutamente in discussione. Però il tentativo di Pera è un tentativo che va equiparato alle bombe degli islamici, né più né meno, e sta tentando di minare quella che è la società civile. Chiaramente noi speriamo che la società civile sia più forte di queste cose, però è veramente da incazzarsi, cioè non c'è neanche da ridere su queste affermazioni, è veramente da arrabbiarsi in maniera folle. Cioè questo sta attentando al dettato costituzionale. Ora io vi dico una cosa. Io, come Claudio Simeoni e anche come Francesco, parlo anche a nome di Francesco, cioè, io non ho paura, cioè non ho problemi di misurarmi dal punto di vista ideologico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, con un islamico, con un cattolico o con un altro. Per cui io non ho paura dei diversi, cioè io non ho paura degli altri, perché io con le mie idee sono in grado di misurarmi con chiunque. Non ho nessunissimo problema. È chiaro che se qualcuno usa le bombe va fermato, ma perché usa le bombe? Ma non si può criminalizzare, cioè non si può indicare tutti quanti come criminali. Cioè quando io negli anni 70 facevo che facevo anche vicino ai gruppi del dissenso, i gruppi della sinistra extraparlamentare, non è che io condividessi tutto quello che succedeva. Tutto quello che succedeva lo combattevo e mi misuravo. Cioè non lo accettavo per tutto quello che era, per cui non potevo dire che tutti quanti erano così, dovevo dire che alcune persone facevano questo, ed è esattamente ciò che sta facendo Pera, cioè Pera sta dicendo delle assurdità, tipo l'Occidente vive una crisi morale mentre nemici esterni gli hanno dichiarato una guerra santa, come dicono i terroristi islamici. Allora, i terroristi islamici vanno perseguiti e vanno condannati per quelli che fanno. Non va condannato l'Islam, almeno non da questo punto di vista, a meno che noi non vogliamo opporre idea religiosa ad idea religiosa, sentimento religioso a sentimento religioso. Ma quello è un altro discorso. Cioè, esistono piani diversi su cui noi usiamo il termine guerra. La guerra militare non si può e non si deve fare in ambito religioso e in ambito sociale. In ambito religioso e in ambito sociale si fa la guerra di idee, di contrapposizioni di modi di vedere, di contrapposizioni di modi di essere. E sinceramente a me mi fa un po' schifo che uno come Marcello Pera mi esalti i campi di sterminio, perché alla fin fine, quando lui va a condannarmi le libertà sociali, le libertà delle persone, le libertà individuali, che lui parla di crisi morale, in realtà non è una crisi morale, è finalmente la cessazione di tutto quello che è l'orrore cristiano. Bene, questo è vile, è da vili comportarsi in questo modo, e si chiama razzismo. Ma veramente si chiama razzismo? È le cose più becere che questa società abbia vissuto. Ed è tutto ciò che ha prodotto i campi di sterminio. Cioè, Pera non sta facendo altro che questo. Ed è gravissimo. Cosa hai trovato, Francesco? No, ti dicevo una frase che dice Pera. In Europa si evita di menzionare in un progetto poi abortito di costruzione le nostre radici giudaico-cristiane.
e solo dopo tanti sforzi ci richiama geneticamente e banalmente alle eredità culturali, religiose e umanistiche. Cioè, definire che la nostra eredità culturale, religiosa e umanistica è banale ti già dà la misura, il metro, il valore di cosa intende, perché per lui è fondamentale, sono le radici giudaico-cristiane. Allora, fiamoci un attimino una cosetta. Lui fa riferimento a tale Ratzinger. Ricordo che il signor Ratzinger è imputato di stupro di minori in processi che si stanno svolgendo in questo momento negli Stati Uniti. Ratzinger è imputato di stupro di minori nei processi che si stanno svolgendo in questo momento negli Stati Uniti. Cioè, fate un po' voi a che livello mentale, a che dirittura morale si sta rivolgendo il signor Pera. Sì, beh, ricordiamo che Pera è solo e unicamente cristiano, cioè, sia per dichiarazioni che lui ha fatto, ma proprio per contenuto. Cioè, e tutto quello che lui ha dichiarato non è frutto della sua fantasia, perché io la voglio anche ricordare. Una dichiarazione di Marcello Pera, fra virgolette, per essere preciso, dice nel 2004 ha detto: noi liberali non dobbiamo più limitarci a dire di non possiamo non dirci cristiani, ma adesso dobbiamo dirci cristiani, chiuse virgolette. Questa è una frase, una dichiarazione testuale appunto di Marcello Pera, che dice chiaramente che lui è cristiano, perciò tutto quello che lui sostiene, dice, lo fa in accordo con la dottrina della Chiesa. Ricordiamoci un'altra cosa, adesso io mi sto indignando con quello che ha detto Pera, perché io so quanto questo è cristianesimo, però vi ricordo che all'interno del cristianesimo, cioè all'interno della Chiesa Cattolica, molti vescovi si sono indignati rispetto a quello che ha detto Pera, cioè Pera praticamente ha fatto più il cristiano dei cristiani. Cioè, i cattolici non hanno soltanto la visione della loro Bibbia, come noi condanniamo spesso, e quei principi che manifestano, ma hanno anche un altro principio, che è il principio di opportunità. Cioè, nel senso che la dottrina che loro manifestano in quella situazione culturale deve essere funzionale alla imposizione del cristianesimo in quella situazione culturale. Pertanto, anche se il Gesù di Nazareth ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, loro, se tu glieli vai a chiedere, sono contrari a tutto questo e ti dicono anche indignati che non accetterebbero mai tutto questo. Perché? Perché la situazione culturale non gli permette di farlo. Quando la situazione culturale lo permetterà di farlo, allora quel principio lo useranno. Però questo principio di opportunità della Chiesa Cattolica non consente mai alla Chiesa Cattolica di superare quelli che sono i limiti che potrebbero portare a livello di massa di indignazione contro di loro. E Pera ha superato esattamente quei limiti. E la Chiesa Cattolica non li può accettare quei limiti, perché effettivamente sarebbe uno scontro a livello religioso che lei non è in grado di supportare, perché per supportare uno scontro a livello religioso non basta avere i carri armati o gli aerei che bombardano, bisogna avere la capacità di costruire il futuro, cioè di mettere dei germi che siano funzionali agli uomini. Un esempio di guerra abbastanza che abbiamo sotto gli occhi è l'occupazione degli Stati Uniti dell'Iraq. Bombardieri, aerei, efficienza militare, gli Stati Uniti hanno occupato l'Iraq. Adesso che hanno occupato l'Iraq, cosa se ne fanno? Stanno vivendo 2 anni di guerra quotidiana e strisciante che impedisce di gestire il paese. E allora cosa hai buttato tutti quei 1.500 miliardi di dollari a fare alla fine se non riesci a gestire il paese? Cioè, una guerra va vissuta all'interno dell'animo degli uomini, all'interno della conquista e della partecipazione degli uomini alla vita. Se perdi la guerra a questo punto, hai perso e basta. Cioè, puoi avere tutti i militari che vuoi, ma hai perso. Cioè, puoi fare un bel campo di concentramento, ammazzarli tutti, bombardarli, radere il suolo, beh, ti pigli il petrolio, pertanto li hai ammazzati tutti e sei a posto. Cioè, una guerra si vince conquistando gli uomini, non conquistando il territorio. E la Chiesa Cattolica sa che perderebbe una guerra del genere. Per cui non può accettare un discorso come quello di Pera. Vabbè, la Chiesa, c'è un problema che è grosso, che noi l'abbiamo detto diverse volte nella nostra trasmissione. È il problema dei neoconvertiti. Cioè, quando purtroppo una persona si converte
all'ebraismo, all'islam, al cristianesimo, quando ci ritorna deve dare un segno di discontinuità col suo passato, cioè deve dimostrare, deve rompere, deve interrompere, deve spezzare con qualcosa col suo passato, deve dire io sono diverso da quello che ho fatto prima, devo recuperare i presunti peccati che ho fatto, devo dare una dimostrazione di essere diverso, e di questi qua diventano più integralisti. Difatti quelli che hanno concordato con Umpera sono stati i politici, proprio perché i politici hanno... più che religiosi, i politici, è vero. Sì, cioè loro devono assolutamente dimostrare di essere migliori, di essere superiori, di essere degli ortodossi, di essere fedeli, di dimostrare una fede cieca assoluta. Devono fare in qualsiasi cosa e fare questo, e questo proprio lo fanno perché proprio rientra nella loro finalità, proprio quel monoteismo con la scusa della conversione, che le persone si possono convertire, crea dei drammi, anche perché dopo, quando uno diventa cristiano, non ha più l'interesse per la comunità, perché deve salvare la sua anima in eterno, deve prepararsi al giudizio universale. Perciò quello che accade qui adesso non interessa più niente, è una cosa secondaria. Ci sarebbe da leggere il discorso, se hai un attimo di tempo. Vai tranquillo, vai. Allora, c'è stata una dichiarazione che dimostra quanto è pericoloso il cristianesimo, l'ha fatta appunto Umberto Galimberti. Dice, sì, quello dell'individuo? Sì. Sul venerdì di Repubblica, sei donna, di donna. Esatto. Sì, non l'ho tagliato, ma l'ho letto. Il cristianesimo, con Agostino in particolare, come lei giustamente ricorda, rispetto all'ordine del tutto e all'ordine della città, privilegia la soggettività dell'individuo, a cui riconosce un'anima come principio della sua individualità e della sua destinazione ultraterrena, per effetto della quale l'esistenza del cristiano, pur svolgendosi in questo mondo, dovrà essere separata dal mondo e il senso della sua vita privatizzato. E questo perché, dice Agostino, amare mundum non est conoscere Deum, cioè significa che amare il mondo non ti muore di conoscere Dio. Si consuma così la separazione tra individuo e società, all'individuo il compito di conseguire la propria salvezza ultraterrena e alla società e a chi la governa il compito di ridurre gli ostacoli che si frappongono a questa realizzazione. Morale e politica, unificata nel pensiero greco, divaricano nel pensiero cristiano, perché la destinazione dell'individuo non ha più parentela con la destinazione della società. Questa è la ragione per cui Rousseau scrive che il cristiano non è un buon cittadino. Lo può essere di fatto, ma non può non a partire dalla sua visione del mondo. E questa è una cosa fondamentale, perché un cittadino è conscio della società, della comunità a cui appartiene. Un cristiano che pensa di salvare l'anima nell'ultraterreno non gli frega niente. L'errore fondamentale di quell'articolo sta nel titolo. Cosa dice il titolo? Il cristianesimo inventò l'individuo. Il cristianesimo inventò l'individuo, ma attenzione, Galimberti, cioè il giornale lo titola in quel modo, ma in realtà il significato è: il cristianesimo inventa l'individuo separato dalla società, sì, separato lo dalla stagno, vita e separato dalla natura. Senza ogni contatto. Esatto, per cui un individuo vuoto che va alla ricerca di se stesso, dentro se stesso, e non si accorge di essere il prodotto di un insieme che lo ha generato. Per cui un individuo che disprezza la società, disprezza la vita pubblica, disprezza la natura, disprezza il mondo e vuole piegare la società, la natura e il mondo a quella che è la verità rivelata, a quella che è la legge divina. E questa è la cosa più violenta che abbia fatto il cristianesimo. Quello non è che inventa l'individuo come persona, come soggetto di diritto. Il cristianesimo non inventa l'individuo come soggetto di diritto. Per il cristianesimo l'individuo è sempre e comunque pecora del gregge. Il cristianesimo inventa l'individuo separato dalla società per poterlo distruggere, che è una cosa diversa. E questo Galimberti, diciamo così, lo sottolinea però nell'articolo più che non sì, beh, nel titolo. Il titolo non è opera sua, di conseguenza i titoli sono sempre abbastanza traviati rispetto al contenuto di tanti articoli. Però giustamente lui ricorda che un cristiano non è un buon cittadino, e d'altronde appunto Pera, che è diventato un buon cristiano, non è stato un buon cittadino. Tutto questo, no? Il discorso che abbiamo introdotto su Pera, che chiaramente fa veramente venire i brividi la faccenda, perché non si tratta neanche di combattere l'Islam, in realtà si tratta di dare delle armi in mano all'Islam. Perché? Perché se tu costruisci una società razzista o una società, diciamo così, di un settore sociale sopra un altro, non è mica detto che regge in eterno. Cioè, se gli islamici dovessero venire in Italia e avere la maggioranza,
fanno esattamente il contrario con le regole che Pera ha stabilito. Cioè, bisogna che conosciamo anche il pericolo di fare certe affermazioni. Se invece ribadiamo il diritto di uno Stato ad avere leggi di giustizia, ad avere leggi costituzionali, allora impediamo sia ora sia dopo che queste cose nascano. Non solo, ma costruiamo anche i cittadini di domani, sia che siano di pura razza ariana, sia che siano metici, sia che siano mediterranei, sia che siano cinesi. Perché il mondo si sta muovendo e trasformando in maniera ben più veloce di quanto noi pensiamo. Sì, no, sul discorso di Pera c'era da aggiungere una cosa. Io l'avevo già ricordato in una trasmissione. Qual era il problema della Chiesa Cattolica? Che la Chiesa Cattolica era quella di pretendere di essere uniformante e modello di qualsiasi realtà. E io ho ricordato appunto che Emanuele Severino è intervenuto su questo ribadendo che delle cose che vengono date per scontato in realtà non sono date per scontate per chi è laico. Cos'è che dà fastidio a Marcello Pera e alla sua compagnia? Dice, attacco un'affermazione di un filosofo che sosteneva che lo Stato liberale è autosufficiente e indipendente da tradizioni religiose o metafisiche di ogni genere. Proprio, ma noi sappiamo benissimo che uno Stato è autoreferente e ha all'interno di sé, avendo i cittadini, tutte le referenze possibili. Di conseguenza non ha bisogno di un qualcuno che gli dia un'autorità, una benedizione, una consacrazione, un'investitura. E questo dà fastidio perché loro vogliono rivendicare il diritto sempre di esiste un qualcosa di esterno che deve ordinare e imporre alla società le cose. Invece noi sappiamo che lo Stato e la società hanno all'interno della loro esistenza tutte le possibilità di trovare i valori e le fondamenta e le cose basilari per funzionare. La polis non è fatta da un'autorità esterna, è fatta dai cittadini che creano un'autorità, che la seguono, che lo organizzano e che loro sono facitori di questa società, di questa autorità. Bene, Marcello Pera dà fastidio a questo, lo dà fastidio ad ogni visione monoteistica. Sì, Emanuele Severino ha detto che questa qua è un'affermazione che viene ritenuta banale, in realtà è fondamentale, perché proprio distingue tra chi è monoteista e chi non lo è. E il problema è... Il problema è questo, che ormai sia la Francia con le sue leggi, la Spagna, quello che dovrebbe fare anche l'Italia, perché bene o male nessuno cambia la storia. Alla storia si possono mettere i bastoni fra le ruote, ma difficilmente la cambia. In realtà si tratta proprio della liberazione della società civile da quelle che sono le imposizioni, quelle che sono le regole morali cristiane. Io ne ho 3-4 cosette qui da leggervi per riferimento, ma me le voglio tenere per dopo. Quello che mi ha colpito al di là del tutto questo è quello che ha detto Francesco e delle migliaia di altre cose, ripeto, siamo senza capelli, forse di strapparci, ma d'altronde questo è il mondo in cui siamo nati e queste sono le cose, è che in realtà quello che non si vuole dire o quello che si dice con la lingua fra i denti mordendola forte forte è che lo scontro non è fra cristianesimo e islam, anche se tutti tentano di far sparire questo, ma il vero scontro è fra il monoteismo, da un lato islam, cristianesimo, cattolicesimo, ebraismo e paganesimo politeista dall'altro. Purtroppo questo è che si voglia o non si voglia farlo capire. E in realtà se noi leggiamo attentamente i giornali ci accorgiamo che molti giornalisti hanno individuato questo e naturalmente ognuno gioca portando l'acqua al suo mulino. Uno di questi personaggi, fatalità, viene fuori proprio sul discorso di Pera e si tratta del tale Gianni Riotta che scrive sul Corriere della Sera. Francesco, cosa faccio? Leggo l'articolo, ci fermiamo di tanto in tanto per commentarlo? Fermami quando tu trovi qualcosa. Ve lo leggo perché è importantissimo che riusciate a capire che in questo paese c'è uno scontro fra monoteismo e paganesimo. Tutti gli altri sono contorno, caperetti, dessert, cioè in realtà atei, laici, islam, tutto qua è solo caperetti e dessert. Sì. Lo scontro vero è fra cristianesimo, cattolicesimo e paganesimo. Lo so, ce lo stiamo tirando avanti da una vita, però sai, ogni tanto succede questo. E naturalmente qualche giornalista di una parte e dall'altra, pur di tirare l'acqua al suo mulino... Ma Gianni Riotta è un super cattolico. Sì, no, ma in effetti...
E come super cattolico, cosa è che deve fare? Innanzitutto deve difendere le posizioni della Chiesa Cattolica, girare le posizioni di Pera facendole passare per pagane e difendere il diritto dei cattolici ad appropriarsi delle persone. Se vuoi, ti posso leggere una frase di Riotta, sempre di questo famigerato Gianni Riotta, che dice: noi non ci caschiamo, noi continuiamo con Roncalli a cercare il bene nei segni dei tempi e speriamo che con Papa Ratzinger, che al concilio fu autorevole teologo, rifiorisca quella pianta. Sì, e Roncalli che ordinò di scomunicare tutti quelli che denunciavano i preti che stuprano bambini, e Ratzinger che è sotto processo per averlo fatto. Fate un po' voi. Ok, l'esempio migliore che ha Gianni Riotta nella sua vita è la lezione di Papa Roncalli, il Papa buono. Pera contro i meticci, perché il neopaganesimo disarmerà l'Occidente. Questo è l'articolo. L'articolo è stato fatto sul Corriere della Sera del 24 agosto 2005 ed è a pagina 32. Ringrazio naturalmente chi me lo ha segnalato. Lette per intero al sito www.senato.it le 13 cartelle del discorso pronunciato dal Presidente del Senato Marcello Pera al meeting di Rimini, Democrazia e Libertà, in difesa dell'Occidente, non appaiono il fantoccio contro cui i critici si vanno accanendo. Nelle intenzioni, direi, il presidente Pera voleva scrivere un testo che tutela la tradizione occidentale dal pericolo intravisato delle altre identità, l'emigrazione, i metici. Il risultato, purtroppo, è un discorso pagano, paradossalmente proposto alla platea cattolica dei ragazzi di Don Julian Carrón. Non mi sembra che i ragazzi di Don Giulia Caron abbiano rinfacciato a Pera di essere un pagano, però chiaramente Riotta, puzzando i pericoli delle puttanate che ha detto Pera, bisogna dirottarle da qualche altra parte. No, ti spiego, l'unica frase che lui dice di metici, essere onesti, Pera dice fa: in Europa la popolazione diminuisce, si apre la porta all'immigrazione controllata e si diventa metici, fra virgolette. Ma il problema, metici, lui lo usa, se uno si va a leggere il testo, come ho detto io, lo usa nel fatto che questo non mantiene i greggi, cioè non mantiene il gregge degli ebrei, non mantiene il gregge dei protestanti, dei cattolici e dei musulmani. Di conseguenza, cioè, si rischia di fare cosa? Una religione monoteistica unica. Loro vogliono creare un vertice unito che amministra il proprio gregge. Capito? Cioè, mettere a contatto questi qua si creano i metici. Difatti il suo riferimento è proprio per i metici spirituali. Perfetto. Andiamo avanti. Dicendo pagano, non voglio unirmi alle caricature. Il mondo pagano ci ha lasciato Odisseo. Sì, ha lasciato anche miliardi di altre cose. Eroe fondatore dell'Occidente. La tragedia greca. Il Partenone. E il Tempio di Vesta a Roma, la saggezza di Socrate, l'ansia esistenziale di Orazio, la malinconia di Petronio. Veramente ha lasciato anche la cosmologia degli Orfici, ha lasciato anche Esiodo, ha lasciato milioni di testi, ha lasciato il viaggio di Inanna agli Inferi. Ha lasciato... Veramente non ha citato Platone. Vero. Fatalità, guardati. Il testo di Pera è in radice un testo pagano perché non sa condividere la rivoluzione con cui la morale cristiana mette fine all'Olimpo. Allora, la rivoluzione con cui la morale cristiana ha messo fine all'Olimpo sono i campi di sterminio per costringere gli esseri umani in ginocchio davanti al loro Dio assassino. Questa è la rivoluzione cristiana. Andiamo un attimino avanti. È un testo non occidentale. Antonio Lapenna, in un magistrale saggio sulla morale di Orazio, ricorda i limiti dell'equilibrio pagano. Orazio invita l'amico Bullazio a Neptunum procul et terra spectare furentem, guardare al sicuro dalla terra ferma il mare in tempesta della vita e delle passioni. Ma la quotidiana ricerca di armonia di Orazio non comprende il tuffo nel dolore degli altri. No, perché nell'antico paganesimo il dolore veniva evitato. Cioè il dolore era un danno che doveva essere riparato, che doveva essere guarito. Cioè il dolore come forma di rattrappimento del divenire umano, come forma di controllo delle persone, il dolore
come imposizione sulla società, la distruzione delle società, avviene proprio col cristianesimo. I cristiani impongono il dolore per il dolore. Quando nell'epoca di transizione fra il periodo pagano e il periodo cristiano fu concesso anche ai vescovi cristiani di distribuire l'olio, il vino e il pane alle popolazioni indigenti delle città, mentre i pagani, i sacerdoti pagani distribuivano a tutti indifferentemente, i vescovi cristiani distribuivano solo ai loro, cioè solo ai cristiani, e solo chi si faceva cristiano poteva avere la sovvenzione. Per cui i cristiani hanno distribuito il dolore proprio per costruire le società. A differenza di Orazio che dice al suo amico: guardiamo le tempeste dei sentimenti, le tempeste della vita, ma mettiamoci in terra sicura, cioè costruiamo il non dolore, costruiamo le nostre strategie di vita, le nostre strategie di esistenza. Per cui non c'è il dolore, poi arriva il cristianesimo e il cristianesimo ti dice sì, partecipa al dolore, ma il dolore non c'è. Arriva il cristianesimo, crea il dolore per gestire le persone attraverso l'imposizione del dolore. Mettiamo le carte in chiaro, qua, se no non capiamo niente di storia del cristianesimo. Francesco? Sì, beh, la storia comune del cristianesimo, 10 volumi, penso che ne sia una documentazione ovvia, scontata e quasi banale, per usare un termine che usa anche Riotta. Non c'è che anticamente non ci fossero le situazioni terribili di vita, non ci fossero le situazioni brutte. Però non c'era la divinazione del dolore, l'esaltazione del dolore, il dolore che si compiace a Dio, Dio che manda il dolore per provarti, Dio che manda i dolori della vita affinché tu ti redenti, eccetera. Non c'era eccetera. Madre di Calcutta. Non c'era la macellaia dell'India. Chi diceva che il dolore ti rende simile a Cristo. Esatto. Cioè, non c'era la volontà di annientare nel dolore la società. Questo avviene con il cristianesimo. Il cristianesimo porta il dolore nella società. Ma è necessario per sapere. Esatto, infatti il buon samaritano. Che poi, oltretutto, nella storiella del buon samaritano, adesso che mi viene in mente, poi le cose arrivano sempre così. Nel Vangelo di Tommaso Didimo, che io ho messo tutto in rete, l'ho messo il commento, tutto il Vangelo di Tommaso Didimo, l'ho messo in federazionepagana.it, c'è l'episodio del buon samaritano. Cioè, il samaritano. Praticamente, questo personaggio, che è Gesù, no? Vede un samaritano che ha un agnello sotto il braccio e che sta andando per strada. Allora chiede agli apostoli: cosa pensate che il samaritano ne farà dell'agnello? E allora gli apostoli rispondono: lo ucciderà e se lo mangerà. Esatto, gli dice. Però ricordatevi che prima di mangiarselo deve ucciderlo. Per cui meditate su questo. Cioè, prima deve costringerlo alla sottomissione, prima deve metterlo nelle condizioni di non nuocere. Per cui, se voi volete essere mangiati, dovete essere prima messi in ginocchio, dovete essere messi nelle condizioni di non nuocere. Naturalmente questo Vangelo è stato bruciato, non vi preoccupate, l'hanno trovato nelle sabbie di Nag Hammadi, non esiste nei Vangeli ufficiali questo, ve lo posso assicurare. Però la necessità del dolore avviene proprio portata dal cristianesimo, come storia della vita. Allora, dove sono arrivato? Ma la quotidiana ricerca di armonia della razza non comprende il tuffo nel dolore degli altri. La sofferenza dello schiavo, dell'ancella, del gladiatore caduto, non tocca il poeta, intento alla sua atarasia, equilibrio personale condiviso con la stretta comunità. Ma guardate che i 200 milioni di persone catturate, comprate, vendute, macellate dall'Africa fino alle Americhe, il dolore di quelle persone, ai cristiani non gli è mai fottuto niente. Diciamocelo, no, questo. Ma per dare una semplice dimostrazione, si possono sempre recuperare le iscrizioni funerarie degli antichi, sì, e poi vediamo se esiste o no la partecipazione. No, e in effetti ce li ho, perché ho tutto quanto i cose, ho tutta quanta la cosa palatina, e ci sono le iscrizioni funerarie degli antichi. Ho perso l'acquisto di un libro invece, dove erano le iscrizioni sui muri di Pompei, dove fra le altre cose si diceva, a parte quelle
pornografico, pseudo pornografico, insomma quelle che noi oggi definiremmo pornografiche, si diceva non comprare il pane da Tizio perché non si lava le mani o roba, non votare Tizio e... Sì, comunque c'è anche un libretto vecchio della Neri Pozzo che è Epigrafi funerari romani. Sì, 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 e fa parte dell'Enciclopedia, sì, Palatina. Esatto, e di conseguenza vi dà, sì, la dimostrazione, se non c'era attenzione, certamente che era diversa da quella cristiana, questo bisogna riconoscerlo. La rivoluzione del Vangelo, spiega la storica Emel Pagel, dissolve e ingloba il mondo pagano proprio sull'assunto che la rende cattolica, universale, ama il prossimo tuo come te stesso. Beh, ama il prossimo tuo come te stesso, e la definizione esatta della frase è: io che sono il tuo padrone, devi amare gli schiavi che sono come te. Se non fosse questo il significato della frase, non avremmo avuto centinaia di milioni di morti fatti dal cristianesimo in funzione di se stesso. Non è un prossimo generico, ma è il prossimo come schiavo che io ho, gli altri vanno macellati, che è un po' come la definizione ebraica, dove sii solidale col tuo amico perché tu e il tuo amico potete ammazzare qualcun altro. Cioè praticamente la solidarietà non è fra gli uomini come oggetti in sé, ma è all'interno della banda. È molto, molto sottile la distinzione, no? Perché altrimenti non si capisce bene come cristiani abbiamo passato la storia a macellare le persone, se non fosse, se fosse così. Sì, beh. Poi è divertente il discorso che lui dice dissolve e ingloba il mondo pagano, cioè nel senso come l'ha dissolto, cioè l'ha dissolto chiaramente sempre cancellando quella violenza con le guerre. Un'altra cosa, mi sembra che il termine esempio cattolico addirittura o Celso o l'imperatore Giuliano prendeva in giro i cristiani perché avevano la pretesa di essere universali, cioè di imporre a tutto, esatto, il mondo l'unica cosa, un'unica verità, un'unica fede, l'unica legge alle quali sottometersi. E forse già gli antichi, i primi autori che si occupavano della follia cristiana misero in proprio, esatto, c'era l'assurdità dell'essere cattolico, cioè dell'essere universale. Cioè, prima dell'arrivo del cristianesimo nessuno ha mai chiesto agli altri di adorare gli stessi dei di Roma o gli stessi dei di Grecia o gli stessi dei fenici. Cioè si cercarono le assonanze, cioè si cercava di capire la qualità del Dio che veniva manifestato, ma non si diceva questa è la verità, tu metterci in ginocchio. Quando a Roma perseguì i bacanali, non è che ha perseguito i bacanali per la religione, perché i bacanali non furono chiusi, furono perseguiti perché davano dei problemi alla società romana, che poi andiamo a disquisire se fosse giusto o non fosse giusto, quello è un altro discorso, ma furono perseguiti per questioni di ordine pubblico. Sì, no, ma il motivo principale fu è che alcuni usavano per derubare, portare via i beni alle persone, e logicamente lo Stato romano, che gli interessavano i cittadini, non poteva permettere che i cittadini venissero privati dei loro beni. Lo Stato romano era molto attento a se stesso, perché lo stesso Carneade, che arrivò a Roma, parlò da un lato per la giustizia, il giorno dopo contro la giustizia e la vacuità della giustizia, lo presero, lo imbarcarono e ha detto tu tornatene ad Atene, queste robe. Cioè, no, era molto attento su queste cose, indubbiamente, insomma. Andiamo avanti. La rivoluzione del Vangelo dissolversi universale, nel prossimo punto, senza differenze di censo, etnia, cittadinanza, distanza con gli ultimi, dice il saggio Diogneto. Dopodiché magari mi spiegheranno come 10 volumi di storia criminale del cristianesimo hanno potuto essere scritti, no? Sì. Ecco. Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, non è assolutamente vero, tant'è che a Roma non c'è mai stata differenza di censo o differenza di razza per accedere alle cariche, per fare contratti, per aver soldi, per trafficare. Non c'è mai stata nessuna differenza, tant'è che a Roma c'era una festa, la festa degli schiavi, che uno dei re di Roma, Salvio Tullio, se non mi sbaglio, che era uno schiavo, diventò re di Roma. Cioè, ma usiamo un autore, uno studioso per sbugiardare il Riotta. Dai. Allora, noi sappiamo che dicevamo sempre che l'uguaglianza è fatta dagli cittadini, essere identici fra cittadini. E ora prendiamo uno studioso francese che è Jean-Pierre Vernant. Nel suo libro Figure, idoli e maschere, il saggiatore, che io vi consiglio di leggere, dice Vernant: Artemide è la patrona dei giovani sui confini, assume la responsabilità della loro differenza, della loro alterità rispetto agli adulti,
e al tempo stesso li prepara a varcare sotto la sua protezione e con il suo consenso, dandone cioè che spetta a quella soglia che li integra nella comunità, che li renderà identici agli adulti, e sono identici nel senso come diritti, rispetto ai quali erano stati sino a quel momento distanti. Questo passaggio dall'altro all'identico implica tanto un'educazione attraverso la quale si apprende a farsi simili o più simili all'identico degli identici. Ma qua non parla del proprio animo, della propria natura, ma significa il passaggio da un'età in cui non hai diritti a cui diventi cittadino. E nel momento in cui diventi cittadino hai dei diritti identici e simili e sei identico agli altri cittadini. Se prima l'adulto è, il bambino era escluso dagli adulti, quando diventa adulto gli insegna che lui è un adulto e che ne fa parte, che non può essere più discriminato, che il suo diritto nella comunità è identico. Per questo c'è la separazione, c'è la barbarie o c'è il selvaggio del caos, ma sono delle divinità proprio preposte a questo. Di conseguenza l'uguaglianza o la parità di diritti è fatta all'interno della comunità, all'interno della polis o all'interno dell'impero o della città. E questo qua Vernante lo dice, perciò dimostra che l'uguaglianza, se Riotta si fosse letto Vernante, forse avrebbe capito cosa intendeva come uguaglianza. Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, dove barbari e cittadini si scoprono fratelli. Attenzione, barbari e cittadini si scoprono fratelli. Con tutta quella che è stata la distruzione, il saccheggio di Roma, quello che è stato il saccheggio dell'impero, è avvenuto ad opera dei cristiani. I barbari che arrivarono, quasi tutte le popolazioni, sto parlando dei Vandali, sto parlando di Alarico, dei Goti, dei Fisigoti e altri, che sono arrivati, erano tutti cristiani. Erano tutti cristiani alarici che venivano invitati dai cristiani a devastare l'impero per riuscire a distruggere quelli che sono i resti dell'impero romano. Tant'è che quando Alarico arriva a Roma, il Papa, che si la fa un fiasotto, consente i riti pagani, consente agli etruschi, alcuni etruschi, indovini etruschi, di fare i riti pagani. Dopo averli macellati fino al giorno prima, semplicemente perché se la fa sotto. Per cui non è una fratellanza fra l'uno e l'altro, ma è un modo per usare il massacro, il genocidio, in funzione di far diventare gloria il cristianesimo. Perché? Perché chi va a morire, chi va a sacrificarsi per la società, non sono certo le orde criminali e cristiane, ma sono gli ultimi pagani, cioè sono quelli che hanno ancora il senso della civis, il senso dello Stato, il senso della società civile. Per cui chiamando i barbari, chiamando Alarico a distruggere Roma, chi è che va a difendere i confini, chi è che va a difendere Roma dall'arrivo di Alarico? Sono gli ultimi pagani, sono le persone che hanno ancora passione e ancora sentimenti per la società civile, e questo fa comodo al Papa, tant'è che Alarico arriva a distruggere Roma non perché lui decide per malvagità di distruggere Roma, ma perché lui aveva fatto dei servizi per l'imperatore di Roma, che sta a Ravenna, Orosio o Teodosio, aveva fatto dei lavori per fermare i Vandali su altre terre dall'altra parte dell'Adriatico. In cambio l'imperatore Orosio gli aveva promesso le terre del Veneto, gli aveva chiesto di stanziarsi nel Veneto. Bene, quando Alarico ferma i Vandali, Orosio, su sollecitazione del Papa, non concede ad Alarico le terre del Veneto. E Alarico arriva in Italia proprio per farsi pagare per i servizi che ha fatto. Ed è proprio il Papa che, impedendo il pagamento di Alarico, costringe Alarico a arrivare a Roma e a distruggere mezza Italia. Perché gli fa comodo questa operazione. E chi paga lo scotto di tutto questo sono gli ultimi pagani, che sacrificano la loro vita, sacrificano la loro esistenza proprio per fermare Alarico. E questo è il progetto che ha messo a punto il cristianesimo. Per cui stiamoci attenti a queste cazzate. Come sempre qua il nostro buon Riotta dimentica Platone, perché se dovessimo tirare fuori tutto quello che dice Platone sull'attenzione che la società, lo Stato, la Repubblica, lo Stato ideale deve avere per i cittadini, per i bambini, che deve stare attento che un bambino sia nella condizione migliore rispetto alla sua natura, logicamente Riotta era meglio che Platone non lo citasse, e difatti non lo cita. Io adesso non mi viene in mente il nome, ma uno dei più grandi educatori che ci siano era Roma,
purtroppo il nome non mi viene, ho tre volumi a casa, stanno nella libreria di mia figlia, ma ho tre volumi a casa. Sì, ma se noi prendessimo solo Platone, Platone dice chiaramente che lo Stato deve essere attento alla natura dei, dei fanciulli e deve far di tutto affinché loro siano nel contesto, lui le chiama le caste, che, come le definisce, sì, no, va bene, cioè, però diciamo... se dice chiaramente, se lui nasce dice, con la natura dell'oro, deve stare con la natura dell'oro, sì, cioè, no, non si fa un discorso di nascita, si fa un discorso di natura, cioè di animo della persona. Comunque, al di là di questo, c'era la ricerca dell'attenzione per quella che era la crescita delle persone, per quello che era lo sviluppo delle persone. Dopodiché, col cristianesimo, questo non ci fu più. Cioè, è inutile che un Riotta mi venga a definire il cristianesimo per quella che è la nostra idea oggi della vita. La nostra idea oggi della vita è un'idea che si è sviluppata attraverso il Rinascimento italiano, l'Illuminismo, attraverso il Romanticismo, attraverso tutte quelle che sono state anche le vicende sociali che hanno visto questo paese ad arrivare a ciò che è, ma non certo scaturisce dal cristianesimo. Cioè, il cristianesimo, anche se qualcuno può avere delle idee diverse, nel senso che può pescare da cose diverse da quelle che sono le tradizionali, i classici, il cristianesimo è dato dal Vecchio Testamento, dalla Bibbia, i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Vabbè, se volete metterci anche l'Apocalisse, ne ho a dozzine di Apocalisse, insomma, ne ho parecchie. Comunque, questo è il cristianesimo. Fuori da questo ci sono le nostre illusioni, cioè le nostre elaborazioni, ma sono elaborazioni nostre, che possono anche essere ispirate da quelle pagine, però sono le nostre elucubrazioni. E quelle che abbiamo adesso è date dalla nostra storia. Vado avanti, Francesco, sì, cosa dici? Un'uguaglianza che né Socrate né Omero riconoscono, due barbari fratelli, cittadini scoprono fratelli, farsi carico degli altri è virtù che per i pagani riguarda gli affetti. Enea che porta il padre sulle spalle, Achille che piange con Priamo sul corpo di Ettore, solo dopo aver ricordato la pena del padre Peleo. Marcello Pera, assunto una radice neopagana, forse per una lettura troppo polemica del filosofo Leo Strauss, con riferimento alle tre città della tradizione, Gerusalemme, Atene e Roma, non può che smarrire la ricchezza più feconda della cultura occidentale, la formidabile capacità di confrontarsi con gli altri ed assorbire per amore o per forza le ragioni migliori. E allora, 250-300 milioni di indios massacrati nell'America Latina e macellati sono assumere le ragioni migliori. Cioè, solo un mentecato come Riotta può fare questa affermazione da deficiente, perché non sono in grado di definire quello che lui dice in termini più nobili che non un povero deficiente, se non fosse cioè, delle, basta pensare che ad esempio quel corso, ad esempio, del Sud America, gli spagnoli, i portoghesi, prima di uccidere gli indios, chiesero al Papa come comportarsi, se considerarli esseri umani o no. Il Papa disse: non sono esseri umani, di conseguenza potevano essere uccisi come il bestiame, come gli animali, tranquillamente. Però prima chiesero al Papa il buon consiglio, cioè sul come accoglierli all'interno della comunità cristiana. Se lo studioso Martin Bernal ha dimostrato in un controverso volume Le radici orientali della nostra cultura, legando Atene all'Egitto, il premio Nobel Amartya Sen è straordinario nel rivendicare come la democrazia nata ad Atene, difesa in armi sulle piane di Maratona, abbia echi e precedenti già nelle assemblee comunitarie in India e nei consigli dell'Asia. Condivido l'invito a difendere la libertà con la forza quando sia necessario, ma la fierezza della nostra tradizione diventa gradassata se dimentichiamo quanto le idee occidentali siano intrecciate col passato remoto e il resto del mondo, come l'illuminismo abbia pervaso le chiese contemporanee e quanto le chiese del Novecento abbiano contribuito all'alba migliore del 1968. Vedi i tomi di Alberigo Melloni sul concilio del Cardinale Scola sul Corriere. Poi magari parleremo anche di questi personaggi. Ne ho uno qua, che fa, qua Mattiazzo di Padova, che è da sputargli un occhio per le sue deficienze, le sue cretinerie, le sue vigliaccate da fuori di testa, perché non si possono definire sempre. Cioè, ci sono delle affermazioni che, prese a sé stante, cioè fatto da Martin Bevilacqua da Cavasare, possono essere accettate. Fatte da qualcuno che cerca di stuprare le persone e costringere in ginocchio, sono dei veri e propri atti di terrorismo, non c'è niente da fare. Cioè, se un magistrato in una mi giustifica una sentenza con un'affermazione, il crocefisso fa parte della nostra tradizione per cui non offende gli altri, è da sputargli il muso, perché non è un'affermazione che fa in bar, è una sentenza. È la giustificazione di una sentenza, cioè è un atto fattivo.
Un atto di terrorismo che noi siamo considerati a vedere la televisione, che cos'è? Uno piglia una carica di dinamite, gli dà fuoco, la mette là, esplode, ammazza delle persone. È un atto, è un gesto, è un'azione concreta. Una sentenza di un magistrato, è chiaro che non è fatta di dinamite, è fatta di carta, ma è un'azione concreta, è un atto che si trasferisce nel sistema sociale. E un atto di terrorismo è un atto al di là dei mezzi con cui viene compiuto. Chiaramente se non accetterei mai che un magistrato mette una bomba, non ha nessun senso, può fare infinitamente più danni con le sue sentenze magistrato, se non vengono rettificate da altri. E questo, confidiamo sempre nella Corte di Cassazione, confidiamo sempre nella Corte Costituzionale, perché altrimenti non ci bastano più strapparci i capelli, Francesco, dovremmo sbattere anche la testa contro il muro a quel punto. Finisco. Se l'Occidente assume la difesa a testuggine proposta da Pera contro i meticci, sarebbe sconfitto. Il testo del Presidente del Senato è criticabile perché debole strategicamente davanti ai nemici. Vorrebbe chiamarci alle armi, ma ci disarma. Su questo posso anche essere d'accordo. Il testo del Senato è fatto da un poveraccio. Credo che ci sia Popper che si sta rigirando nella tomba, visto che Pera affermava di essere un popperiano. Vabbè, no, ma vedi, cioè, lui dice che è una cosa che non è vera, perché Marcello Pera dice: ma non posso parlare da solo, la sfida riguarda anche i fedeli, che spesso mostrano una fede stanca, e riguarda anche la Chiesa, che deve rinnovare il senso del suo messaggio nel mondo e sollevarne le energie spirituali. Di conseguenza è un invito all'Inquisizione, alle crociate. Questo logicamente, ma è un invito contro chi? I libertini, i relativisti, cioè quelli che dicono chiaramente bisogna contenere il cristianesimo, bisogna contenere le religioni monoteistiche perché sono un danno, al di là che siano l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo, sono tutte religioni pericolose. E lui dice no, i fedeli italiani devono essere un attimino più attivi nell'imporre questi modelli comportamentali alla società. Questa è una caratteristica ben chiara, insomma. Ma no, una cosa che volevo aggiungere è che quando lui parla qua di democrazia, che parla di assemblee elettive, non cita mai esempi della storia biblica. Per quando mai nella storia biblica abbiamo un qualcosa che rispetta le assemblee elettive o le rappresentanze? Prendiamoci semplicemente ad esempio la cosa più semplice. Allora, il raccontino dell'Esodo. Gli ebrei si trovano nell'Egitto, Mosè se ne va a farsi un po' di droghe varie, di sparate varie in cima del Monte Sinai, e il popolo di Israele, il popolo degli ebrei, rimane lì tranquillo. Decidono, non sotto con la violenza, di farsi il famoso vitello d'oro. È una scelta libera, nel senso che è una cosa che gli appartiene, lo mettono ai voti, sarebbe un esempio di democrazia, in quanto una comunità decide quale divinità scegliersi. Arriva il buon Mosè e cosa fa? Rispetta le decisioni dell'assemblea, certo le rispetta, e condanna a morte di quelli che si sono dati da fare per scegliere di costruire il famoso vitello d'oro. Logicamente, quando qualcuno ha la visione legata al discorso cristiano, non può certo trovare esempi di assemblee comunitarie all'interno della Bibbia. Quando mai qualcuno nel monoteismo ha un esempio di comunità che vengono rispettate, di scelte fatte? Mai. Ricordatevi, gli ebrei dell'Esodo scelgono di farsi il vitello d'oro, libera scelta che nel Dio, nel Mosè, rispettano. No, ma va bene. No, io ho sentito un'altra cosetta, adesso dovrò verificarla, perché sai, anche la mia lettura della Bibbia a volte concentro l'attenzione su ciò che è importante per me, no? Però ogni tanto mi arriva qualche input qua e là. Sembrerebbe che ci sia un episodio addirittura in cui Dio manderebbe i serpenti ad avvelenare tutti quanti sta gentaglia, no? E allora Mosè, perché non si avvelenassero, costruisce un serpente d'oro e tutti quelli che lo guardano si avvelenano. Devo verificarlo però questo, perché se avessero scritto una cosa del genere sarebbe effettivamente divertente. Devo verificarla la cosa, anche perché dopo bisogna vedere da che Bibbia è stata tolta. Credo che sia nei Numeri, però. Quando avrò tempo andrò a guardare un attimino. No,
se mi permetti, Francesco, sì. Abbiamo sempre le solite cazzate cristiane, stavolta rigenerata da questo deficiente che è Mattiazzo, detto vescovo di Padova, il quale ha un convegno